Allora, oggi vado a provare una. Oggi devo. Allora, oggi. No! Devo prendere il K, c'è la panda in mezzo. E avevo detto 10 minuti e arrivavo. Allora, spostiamo il furgone. Adesso spostiamo la panda. Mi freno a mano. Vai dritta almeno. Ok, e prendiamo il K. Spero che funzioni. Vediamo se va. Perfetto, la batteria scarica. Almeno sono sicuro che è tutto normale e non ha altri problemi. Adesso la panda, vabbè, lasciamola qui, mettiamo solo il freno a mano. Ok. Il capo è pronto. What the fuck, bro? Raga, ma chi è quel signore che c'è lì sopra? Sono Bear Grylls. Non me ne ero accorto. Anche la blu lo sta guardando male. Omae wa mou shindeiru. Controlliamo se c'è la benzina. Forse c'è. Dimenticato i guanti. Sono dimenticato anche la targa. Però oggi faccio quello in regola. La metto. Non si aggancia, non la metto. Secondo colpo! Nice. Si può partire. No, ho fatto la cazzata. Freni perché c'è l'auto velox? Basta non mettere la targa. Gli avevo detto che io non ero mai in ritardo. 10 minuti arrivavo. Sono in ritardo. Queste piante grasse qui sono anche belle da vedere. Che dite? Vi piacciono? Giuro che prima o poi la sistemo sta plastica. Ok, diciamo che adesso posso anche scendere. Ok. Brontosauro, dove sei? Non è ancora arrivato, mi sa. Nel frattempo mi nascondo. Aspettiamolo qui. Ma chi è che sto aspettando? Sto aspettando una persona. E quella persona è Edoardo Iannone. Miau miau, nego! Aspetta, aspetta, aspetta. Carta con carta, questo è un pareggio. Rifacciamo. Lui ha fatto pugno. Sì, sì, tutto in regola oggi. Comunque sei più in regola tu, hai la moto sul furgone con la targa. È l'unico cavalletto disponibile che ho, il panetto di cemento. Posso dire che avete rotto il K? Mi piaceva questo tanto, eh. La cosa bella è che è tutto cemento armato, quindi non supera i 180 kg, lo tengo comodo nello zaino quando ho bisogno, tac. E il K è stabile. Only you. Comunque, questo qui è un attrezzo che serve. E ci attacchiamo il mio K, perché giustamente cadere col suo un po' mi dispiace. Dato che io cado spesso, voglio provare a cadere anche con questo. Vabbè, sta parte di svita a vita la conoscete, lo faccio sempre tutti i giorni sul K, ciao. Manuel! Ok. Indovina chi non stava registrando per tutto questo tempo? Io! Quindi vi siete persi il montaggio della struttura. Meglio! Posso provarlo in tangenziale in sesta? What the fuck, bro? Io devo provare davvero sta cosa così. È un triciclo con più ruote. Un peniciclo. Ma che strano è avere un triciclo dietro! Si riaddrizza, è come guidare la macchina. Ho i distanziali, ho il body kit. Questa non sarà la copertina del video. Benvenuti a questa gara di beneficenza di raccoglimento CONI. Iniziamo. No. What the fuck? 6 secondi in timelapse. Non ti sembra di stare a Hong Kong? Pieno di cinesini. Adesso la impegniamo per vedere la regolazione per fissare la corda. Ovviamente devo grattare. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 13. No, no, no. Aspetta. Io impenno così tanto. Lascia. È già perfetta di suo. Batti le mani, schiocchi le dita. Tua mamma per tutta la... No. No. E curve devi farle belle larghe. Perché c'ho una ragnatela. Io? Io. Ah, ok. Tu ormai... Piantala che sono allergico. Proviamo sto peniciclo. Slitta la gomma. Secondo me basta che la gonfiamo, perché io la sto usando tipo a 0,4. Primo tentativo è fallito. Dobbiamo gonfiare la gomma. Quella è la pressione. Adesso ce l'hai a 0. Sì, probabile. Io sono abituato a fare la regolazione pressione con i sassi. Che metto dentro il sasso, la sgonfio, conto per 10 secondi, così arriva un bar. E poi conto altri 8 secondi, arriva a 0,8 e si stabilizza. È la prima volta che uso un manometro. Ah, ok. Allora, che struttura avete fatto qua che non va? Giuro che prima o poi mi vedrete impennare, appena è pronta. Oh, stavolta ci siamo. Ho la pressione gomme tipo a 6 bar adesso. Vediamo se funziona. Peniciclo. No, penta. Penta. Peni. Vediamo se funziona. Oh!
però. Che figata che è. Raga, se siete capaci a impennare, non provate sto coso perché è difficile. Sembra di essere una mettitrebbia a fare le curve così larghe. Mi ha salvato la corda qua. Funziona. Sono un piccolo trattore dentro il campo che sta facendo le curve larghe. Allora, al minuto. Bro, ti seguo con la mia moto. Se riesci a starmi dietro. Devo farla scaldare. Mettila al sole. Quanto sei stupido. Quando togli la mano metti il piede sinistro sotto. Ho messo anche il destro. Che figata. Fa un po' fumo la sua moto, eh. Cosa è successo al K? È morta, bro. È la candela, raga, 100%. Che ha? Non va? Mi si è bruciata la candela. Ma l'hai usata 2 minuti? Ma perché l'ho usata? C'ha lì 24 candele. Aia. Scotta. No, mi sono fatto malissimo. Women. Vedi ad aver le moto tutte serie. Le usi 5 minuti, tac, devi cambiare la candela. Guarda la mia che bello. L'ultimo tagliando l'ho fatto 2 anni fa. Secondo te è molto imbrattata? No, è nuova questa, scusa. Ma sei serio? Quella del capo è così, è la mia. Me la metti vicino alle altre, papà? Va bene, mamma. Io non pensavo che fosse la mia moto a spegnersi prima della tua, che è un rottame, eh. Ricorda che più risparmi... Più? No, niente, tutto qua. Più risparmi. Come mia nonna l'altro giorno è arrivata. Che belli che siete. E ricordatevi che la vita... Cos'era? Un ducato. No, col bang. Ma lo sai che mi si è già bloccato il collo? Perché tu hai problemi al collo? No, problemi al colon. Però mi prende il collo. Devi fare hand scrape. Hand scrape, così si fa? Bro, si fa così hand scrape? Occhio, vai, lascialo andare. No! Hai visto che tecnica per alzarsi? È vero, double hand scrape! No, no, fra, no! What the fuck, bro? No, fra! Quanto è bello! Sei un pazzo, fra. Sei quasi più pazzo di Edoardo Iannone. Nani? Omae wa mou shindeiru. What the fuck? Oh. No, zio, occhio. Cos'è successo là? Eh? Ah, sono caduti dei pezzi, non so dove. Che pezzi? Ah! Pedalina nel culo. Raga, questa potrebbe essere una delle cose più fighe che ho mai provato in moto, davvero. E se il video raggiunge i 42 like, la proverà qualcun altro. Figato, questo lo voglio provare senza Willy Machine. Vabbè, ma frenare col piede sinistro già ero capace, quindi non vale. No, questa è aerodinamica. Quando vado troppo veloce si apre in deportanza e crea Edoardo Iannone. Cosa avevamo detto a 30.000 like? No, zio. Ah, guarda che faccia. No, God, please, no, no. No, bro, vuoi farla verticale? No, zio. Ma com'è che fai a frenare? Col tallone. Nice. No, zio. Proviamo a impennare in retro. Come fa a sprizzolare con il mignolo? Che figata però. Proverò senza Willy Machine. Allora, volevo provare un trick. Thank you.
questo lo sapevo già fare, quindi non c'è gusto. Posso provare la tua moto? La tua è 125, vero? No, è 150 la mia. Ah, 150, ok. Minchia, zio, ma che frizione c'è. Vuoi che te l'accendo? Ma non è caduta. Mi sono spaccato il ginocchio. Come cappa? Si fa accendere? Coi piedi. Ma devo accelerare? Non è un due tempi. Dovevo avvicinarmi io, non riconosceva l'impronta digitale. È accesa? Ah, sì. Sei benvenuto nella casa blu. Ivan Giussani. Allora, questo dovrebbe essere un due tempi. When I met you in the summer. Sei fra. Sai che c'è un buco nel culo? Sì, lo so, serve per scorreggiare. Tu avevi chiesto 30.000 like per fare la verticale. Non siamo raggiunti, c'è... Eh? Eh? Ci vuole ingegneria lì, fra. Tac. No, no, mi ha mangiato il dito! Aia! Oh, che trick vuoi farci? Dimmi un trick. È una cosa bellissima. Dovresti provare. No. Problema è che schiacciavo un freno davanti e non frenavo. Sto male, zio. Adesso Baki ci sta per cacciare un trick clamoroso. Trick è fra. Io che impenno, esagero. Tolgo la mano sinistra. Raga, non ho mai provato una roba del genere. Non so neanche se riesco a farla. Ma voglio farla perché non so se riesco a farla. In che senso? E a me ste puttanate qui piacciono. Cosa? La voglio anch'io. Oddio, è successo l'insuccedibile. Guarda la sella. Cosa ti ho detto? Che anche con questa sono capace a cadere. No, no, ma è fatta apposta, vedi? Telaietto qui mi finisce corto. Così io non spacco il telaietto perché è già rotto. Devi fare manutenzione al filtro? Ho sentito che andava un po' troppo, ho detto un po' strano così. Il K si è un po' accartocciato, ma intanto c'è l'acra che salva. Andrebbe montato un'acra che fa da sicurezza, così se si rompe la corda c'è l'acra che si appoggia. La ventola sta andando, che sta morendo di caldo, poverina. Faccio una storia. This is Sparta! No! Cos'è successo alla sella? Ah, a posto. Vendo KTM, mai uso pista. Bella, raga. Bruh.